Gioia Vergani, il classe 2001 regala il viareggio all'Inter Primavera. I nerazzurri sorridono. Edoardo Vergani è uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile dell'Inter. Sua la seconda e decisiva firma durante la finale del torneo di Viareggio, ai supplementari, che ha consegnato agli uomini di Vecchi la vittoria ai danni della Fiorentina. Stazza e cinismo, queste le sue caratteristiche, che riempiono di gioia i nerazzurri felici di aver scoperto l'ennesimo baby bomber dai piedi educati. Sulla strada di Pinamonti Vergani nasce a Segrate, provincia di Milano, e, cresciuto nel Monza, non sfugge agli occhi dei talent scout dell'Inter, che lo portano a Interello a 12 anni. Due anni dopo, sotto la guida di Andrea Zanchetta, il Vergani è già capitano dei giovanissimi. Pacato, timido, silenzioso, forse un po' troppo. Dal punto di vista agonistico Edoardo sta ancora crescendo, ma l'attaccante preferisce far parlare il campo grazie al suo fisico imponente, il suo fiuto del gol, l'abilità di inserirsi nello stretto. Quando segna una rete non si scompone, per lui sembra tutto naturale come le sue movenze sul terreno di gioco, letali per le retroguardie avversarie. Un prospetto sicuramente interessante, sulle orme di un altro gioiellino uscito da poco dalla cantera interista come Andrea Pinamonti. Vergani piace anche fuori dall'Italia e pare essere finito nei radar del Manchester United, oggi ancor di più l'Inter se lo tiene ben stretto, felice di aver trovato nel suo vivaio un altro potenziale campione.